tutti gli sguardi su questo giocatore. La tripletta messa a segno nell'ultimo match lo rende lo serbato speciale più atteso. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Pierluigi Pardo e Lele Dani vi augurano buon divertimento, vi invitano a non cambiare canale. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Si affrontano Sassuolo e Fiorentina. L'atmosfera è da brividi, ma non so se i nostri amici a casa la sentono. Riescono a sentire il calore e l'emozione che si respirano qui sugli spalti. Ora affidiamoci allo spettacolo, quello del campo, quello che dice la verità. Sassuolo che si schiera in campo con questa formazione 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria. Pier, dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo la Fiorentina. Si parte col primo pallone giocato dalla Fiorentina. Ayan. Prova a impensierire il portiere. Riparte la conclusione. Saul. A metri per andare. È arrivato subito il gol dell'1-0. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta, Pier. Abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Proseguono nell'avanzata. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Lettura provvidenziale questa. Saul. Ospiti a caccia dei tre punti che potrebbero consentire di balzare in testa alla classifica. Non è facile fare il risultato fuori casa, certamente non mancherà la motivazione.
Il loro obiettivo è agguantare il primo posto per cercare poi di tenerselo stretto fino alla fine, Pier. Non manca più moltissimo da giocare, la pressione passerebbe tutta sulle inseguitrici che sarebbero costrette a rincorrere. Cerca il filtrante alto. Tolisso. Torreira! E c'è la rete! E salgono a più due, raddoppiano! Possiamo rivedere il gol. Difesa che poteva fare qualcosa di più per interrompere il lungo fraseggio avversario. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo! Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Il match che riprende, ha allungato portandosi sul 2-0. Attaccano a caccia di spazi. Preferiscono la gestione del pallone in attesa del momento giusto. Va per la porta. Se la cava qui, intervento non facile. Sceglie l'appoggio, può colpire da lì, prova in porta, si oppone al tiro, sarà calcio di punizione per la Fiorentina. Si rinnova l'appuntamento con la Serie A nel prossimo turno, sfida che vedrà di fronte Sassuolo e Torino. Ho visto in azione entrambe, ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco, speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. Sta lasciando desiderare oggi la Fiorentina sul possesso palla. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno. Ma per vincerla, guardala bene questa, occhio, eh! E c'è il gol! E c'è il gol! Non sbagliano nemmeno stavolta e vanno a più tre! Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Ennesimo gol, allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Una partita a senso unico, davvero. Guadagna metri. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Saul. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. E arriva il giallo, decisione giusta mi sembra, da parte dell'arbitro. Brutta entrata, Piero. E c'è poco da lamentarsi. Fekir, la gioca Saul, niente da fare, il difensore recupera. Occhio al movimento dei compagni. Tolisso, buono l'intervento del portiere.
Saúl Ñíguez. Ha sventato un'occasione pericolosa. Si chiudono i primi 45, squadre dunque negli spogliatoi. Opaca fin qui la sua prestazione, non sta incidendo come ci si aspettava. Pochi tocchi nella tre quarti avversaria, ma è pericoloso in zona gol. Per ora prestazione da dimenticare, direi. La partita però non è finita e ad uno come lui può bastare anche una sola occasione per riscattarsi. Comincia il match, si parte con la Fiorentina in possesso. È arrivato subito il gol dell'1-0. Tolisso. Torreira. E c'è la rete e salgono a più due, raddoppiano. Se la cava qui, intervento non facile. Guardala bene questa, occhio, E c'è il gol, non sbagliano nemmeno stavolta e vanno a più tre. Saul. E arriva il giallo, decisione giusta mi sembra da parte dell'arbitro. Di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Usa bene il fisico qui. Cerca l'imbucata. E sarà rigore. Palla in rete, non sbaglia dagli 11 metri. Gli ha fatto un cucchiaio, Pier. Per i portieri è forse il modo peggiore per subire gol, però ci sta. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Giacomo Raspadori. Torreira. Provano con questa giocata. Pallone in mezzo per Fekir. Calcio di rigore per la Fiorentina. Rete, nulla da fare per il portiere. Rigore ben calciato, come ci mostra il replay. Optato per alzare la traiettoria, palla nel 7 e 9 volte su 10 è gol. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra.
Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Palla in palo laterale. Incontro di grande livello che vi racconteremo in diretta sui canali di EA Sports. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario. È questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. L'arbitro Vaccello deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Pallone in rete, doppietta per lui. Il replay ci permette di apprezzare meglio la conclusione con cui ha battuto il portiere da pochi passi. Ha avuto la palla buona e non l'ha fallita. Risultato adesso sul 4-2. Si avvicina all'area. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Tekir. Palla morbida a scavalcare la difesa. Nuovo possesso per loro. Prova il blitz in avanti. Cerca il traversone. Azione che non porta a nulla. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. C'è fuori gioco, qui poteva andare in porta, ma doveva scegliere meglio il tempo. Prosegue nella sua avanzata. Bravissimo qui, ha recuperato un buon pallone. Ancora 600 secondi alla fine. A metri per andare. E c'è il gol, il sigillo per questa vittoria. Tre reti di scarto adesso, servirebbe un miracolo per riaprirla. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale, poi davanti al portiere, non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali.
guadagna metri, la tiene senza problemi il portiere. E ci vuole ben altro per segnarli. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. La direttrice di gara pulisce con il giallo questa entrata. Decisione direi ineccepibile, Pierre, ha applicato il regolamento. C'è il cambio dunque per la Fiorentina. Il recupero concesso è di 4 minuti. Interviene e recupera palla. Si gioca per la norma del vantaggio. Il pubblico lo invita a calciare in porta. Il riflesso del portiere che dice... Arriva il segnale di chiusura del match, formazione ospite che torna a casa con i 3 punti. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Se c'è da cercare un nome a cui attribuire i meriti del risultato di oggi, ragazzi, guardate il tabellino delle marcature, perché non uno, ma ben 2 gol che hanno trascinato la squadra verso la conquista della vittoria. Subito il gol dell'1-0. Tolisso. Torreira. E c'è la rete. E salgono a +2. Raddoppiano. Guardala bene questa, occhio, eh. E c'è il gol. E c'è il gol. Non sbagliano nemmeno stavolta e vanno a +3. Palla in rete, non sbaglia dagli 11 metri. Rete, nulla da fare per il portiere. L'arbitro Vaccero deve aver visto, si va avanti col vantaggio. Pallone in rete, doppietta per lui. A metri per andare. E c'è il gol, il sigillo per questa vittoria. 3 reti di scarto adesso, servirebbe un miracolo. Siamo qui con il mister, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande.